Salve a tutti, benvenuti alla video recensione, alla prova dell'Asus Phonepad, il nuovo tablet che telefona dell'Asus. Abbiamo fatto già l'unboxing, vi rimando lì per tutte quante le caratteristiche. Vi ricordo semplicemente che abbiamo uno schermo da 7 pollici dalla buona definizione, un single core della Intel dalle buone prestazioni e una RAM da 1 giga. Per tutto quanto il resto vi rimando all'unboxing. Abbiamo sul lato superiore il liscio, solo il microfono per la sospensione di fucile. Poi abbiamo una camera frontale da 0,3 megapixel più anche se sembra strano per un tablet, ma abbiamo appunto la capsula auricolare per le chiamate. Poi sul lato sinistro abbiamo il tasto di accensione più il bilanciere per il volume, e dico subito che il tasto di accensione non è particolarmente comodo perché è messo in una posizione un po', come dire, incavata rispetto al bordo e spesso non è facile da raggiungere. Poi abbiamo sotto il jack da 3,5 più l'attacco per la micro USB e il lato sinistro che è pulito. Dietro abbiamo appunto qui lo speaker, questa bella fascia in alluminio, questa copertura in alluminio. Poi abbiamo qui sopra la nostra fotocamera da 3 megapixel. Qui sotto abbiamo lo spazio per la micro SD e per la micro SIM. Andiamo a vedere subito come si comporta il tablet. Allora, innanzitutto, dato che è un tablet che viene utilizzato anche per le chiamate, direi subito di andare a vedere come si comporta con le chiamate. Qui ho una SIM Fastweb e quindi proviamo a fare la chiamata al numero di Fastweb. Ecco, il volume è il massimo. Devo dire che non è altissimo. Il volume in chiamata in via voce non è altissimo, si sente invece bene dal padiglione auricolare, ma vi consiglio in questo caso di utilizzare le cuffie con auricolare, che però non sono comprese in confezione, quindi dovremmo acquistarle oppure utilizzare quello di qualche nostro smartphone che abbiamo. Bene, andiamo a vedere il tablet. Andiamo subito nel reparto, diciamo, del browser, e quindi andiamo a vedere subito come si comporta. Apriamo per esempio il nostro sito. Ecco, ci è già uscito. E poi proviamo contemporaneamente anche The Verge, così lo stressiamo subito. Lo mettiamo un attimo alla frusta. The Verge, ecco, l'ha trovato. Nel frattempo il nostro sito è stato già caricato, poi lo andiamo a vedere. E lasciamo caricare anche The Verge. Allora, questo è il nostro sito e devo dire che il caricamento è stato abbastanza rapido. Buono il pinch to zoom. Buono anche il pan. Vediamo un po' come funziona con il doppio tap. Ok, non reimpagina il doppio tap, quindi dobbiamo porci noi nella situazione e poi fate un semplice zoom e poi dobbiamo spostarci noi. Non buona questa cosa. Comunque, poi per quanto riguarda The Verge, anche in questo caso buono lo scrolling, buona la sensibilità che abbiamo, il pitch to zoom, il pan, tutto buono. E proviamo ad aprire una pagina. Un attimo per aprirla, visto che comunque parliamo di un sito abbastanza pesante, ma devo dire che il tablet si comporta decisamente bene. Bene, detto questo, allora passerei alla fotocamera. Dove sarà mai la fotocamera? Eccola. Allora, la fotocamera, devo dire che fa foto abbastanza buone,
non eccezionale naturalmente, però per essere un tablet devo dire che non si comporta così, così male. Allora, quello che ho notato è uno, attenzione a dove prendiamo il tablet, perché spesso si tende a, è una posizione dove spesso si tende a coprire la camera. Quindi attenzione. Poi, quali sono le possibili, diciamo, le funzioni della camera? Allora, abbiamo questa rotellina, ci permette di fare zoom praticamente. Questo ci permette di fare lo switch tra le due fotocamere, se quella frontale o quella posteriore, e questo tra videocamera e fotocamera. Poi abbiamo la modalità normale, panorama, ritratto, paesaggio e notturna. Effetti, poi possiamo scegliere la dimensione delle foto, attualmente io ho scelto la 3 megapixel. Poi abbiamo l'esposizione, il bilanciamento, lo schermo se mette la griglia o meno, e poi altre impostazioni, tempo di attesa, messa a fuoco, sono otturatore, antisterfallio, memoria, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le possibilità. Se invece facciamo lo swipe in videocamera, abbiamo la possibilità in questo caso di allora, in questo caso di fare anche in questo caso degli effetti, poi di scegliere la qualità, se è una qualità in HD oppure una qualità più bassa, quindi in HD abbiamo 700, 720p, poi l'esposizione, poi bilanciamento, anche in questo caso schermo, e poi intervallo antisterfallio, suono otturatore, memoria, eccetera. Queste sono le possibilità. Proviamo per esempio a fare uno scatto. Mettiamo come soggetto la nostra aspetta che sono uscito fuori fuoco. Mettiamoci qui, ecco qui il nostro appunto matita della Schweppes e facciamo la foto. Eccola. Questa è la foto che è stata effettuata. Devo dire che gli scatti che vengono realizzati, sinceramente, non sono per nulla mali, anzi, possiamo fare un avvicinamento anche della foto che sarà scattata. Devo dire che la foto nei dettagli è fatta abbastanza bene, quindi devo promuovere da questo punto di vista il tablet. Cioè, in che senso? Il tablet non è che viene utilizzato così spesso per le foto o per i video, quindi la possibilità comunque di realizzare video in 720p e foto comunque della qualità buona, che possono essere riviste anche, quindi che ci permette anche alle volte, in caso di necessità, di andare a sfruttare questa opzione. Quindi complimenti ad Asus che ha nella versione italiana aggiunto la fotocamera posteriore che prima non era prevista. Per quanto riguarda invece poi lo schermo e un po' di foto generali, allora possiamo andare in galleria e andare a vedere le foto di test. Allora, diciamo subito che a mio modesto parere lo schermo è abbastanza buono. Cioè, secondo me lo schermo si comporta bene. Queste sono delle foto, questa è una palette di colori. Questo è uno sfondo bianco con una scritta e devo dire che si comporta bene il tablet, si vede abbastanza bene. Considerando che io ho messo l'umidità automatica, quindi me la gestisce da sola, ma poi la vediamo. Questi sono i colori, le colorazioni che abbiamo, devo dire che si comporta tutto molto bene. Poi, questo invece è uno sfondo bianco. È uno sfondo nero con scritta bianca. Poi andiamo a vedere, questo è il classico nostro video in 1080p, se non ricordo male, dovrebbe essere sì, l'elicottero in 1080p, che viene riprodotto in modo perfetto. Proviamo a spostarci, vediamo un po' se spostandoci ci segue. Sì, direi che non c'è nessun problema. Dato che registra il video in 720p, era carino vedere se leggeva anche i 1080p. Questo, vabbè, è un 720p, quindi deduco che sicuramente sarà visto. Sì, vabbè, naturalmente, vedendo i full HD sui 1070p e i 720p non ha problemi. Questo invece è un MKV che però, come vedremo, non viene riprodotto, mi dice che è impossibile produrre il video. Vabbè, questo è quanto quello che riguarda la situazione dei video e delle foto e della riproduzione video. Secondo me
il tablet passa a pieni voti questa situazione, appunto perché, ripeto ancora una volta, il tablet non lo prendiamo proprio come uno smartphone, quindi per fare spesso foto, eccetera. Quindi secondo me è più che sufficiente. Direi subito andare a vedere come si comporta con i giochi. Abbiamo scaricato Asphalt, vediamo un po' come si comporta il tablet in questa situazione. Devo dire che lo schermo non è sicuramente un Full HD, ma rende molto bene. Devo dire che secondo me l'Asus ha fatto un buon lavoro dal punto di vista dello schermo, ha inserito un buon pannello su questo PhonePad e come vedremo adesso i tempi di caricamento magari non saranno rapidissimi, ma vedremo come il tablet si comporta bene. Magari abbassiamo un po' il volume. Il tablet si comporta bene e sinceramente mi sembra che abbia anche un ottimo schermo per giocare. Abbiamo sbagliato. Indietro, 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 partita veloce. Ok. Ok, continua. Gara. Perfetto, ora testeremo un po' come funziona con qualche gioco. Vediamo un po' come va. Vi annuncio già, visto che l'ho già provato, che il tablet va molto bene, non ha particolari problemi, è abbastanza fluido e sinceramente gode anche di una buona giocabilità, visto che comunque il peso non è esagerato e lo schermo più ampio di uno smartphone ci permette anche di apprezzare meglio il gioco. Eccoci. Avvicino così magari potete vedere meglio. Ok, distrutto, benissimo. Non sono mai stato un grandissimo giocatore. Ok, quindi il tablet in questo caso si comporta molto molto bene. Direi allora a questo punto di parlare un attimo delle numerosissime applicazioni che l'Asus mette a disposizione. Questo è, diciamo, l'area delle notifiche. È interessante vedere qui la possibilità di cambiare solo il wifi, impostazioni rete, impostazioni audio. Praticamente se si clicca qui abbiamo l'impostazione dell'audio per il gaming, per musica, eccetera. E di qui invece le impostazioni dirette che vanno sul wifi. O qui l'impostazione generale. Poi abbiamo dati mobili, vari toggle, salvataggio intelligente. Questo è interessante. Praticamente, se uno clicca qui, si apre questa pagina sul risparmio di energia. Praticamente, ora, questo è il massimo della luminosità. Praticamente, il tablet che fa gestisce la batteria in questo modo, o ottimizzata estendendo la batteria ma senza penalizzare i dati e le varie applicazioni che ne richiedono. Invece, in un ultra saving mode, praticamente permette di staccare i dati quando non servono. Risparmio energetico per scenario invece ci permette di fare dei risparmi praticamente in base alle nostre scelte e può essere settato come vogliamo noi. Altre possibilità che ci sono sul tablet di queste applicazioni che vengono inserite, abbiamo App Backup per fare una backup delle applicazioni, App Locker per bloccare alcune applicazioni con una password, Asus Splendid che praticamente ci fa variare la temperatura e altre cose dello schermo, del display, l'Asus Story che invece ci permette di creare e raccogliere delle storie fotografiche, l'Asus Studio per le modifiche, foto e video, Audio Wizard per l'audio, Block List per bloccare alcuni numeri che non ci piacciono, Buddy Buds per Messenger e tutti quanti i servizi di messaggistica online, il dizionario istantaneo, questo è davvero carino, praticamente ci permette, una volta attivato, ve lo faccio anche vedere. Praticamente, ecco, questo sarà attivato. Se noi, per esempio, apriamo una pagina e lo attiviamo, per esempio, di The Verge, che quindi sarà in inglese, un attimo che la apriamo, possiamo fare praticamente una traduzione istantanea del testo. Per esempio, basta andare a selezionare quello che vogliamo andare a. Vabbè, solo Pixar non ha senso. Tutto quanto, Drawing Shade, How Pixar. E lui praticamente mi va a dire qual è la traduzione italiana, cioè
Throwing Shade e Gettando Ombra, e How Pixar e Come Pixar. Interessante, magari questo è un testo molto ampio, molto lungo, magari uno non lo vuole leggere ma non si conosce bene l'inglese o comunque non vuole sforzarsi più di tanto, fa una sottolineatura di tutto quanto il testo e le verrà tradotto automaticamente in italiano. Applicazione, devo dire, molto importante, geniale quasi. Poi abbiamo, vabbè, altre applicazioni tipo Elenco da Eseguire, Gestione File, il Movie Studio, il My Beat Cast, che praticamente c'è una sorta di diario, di note, My Painter, che ci permette di fare dei disegni, Press Reader è un programma che tramite una gestazione a pagamento ci permette di leggere i vari giornali, Supernote, Lite, un altro, poi c'è Web Storage, che invece è l'Asus Cloud praticamente, che ci permette di fare i backup, le registrazioni di quello che noi vogliamo e di mettere direttamente le foto, eccetera, direttamente sulla cartella di caricamento, un po' come fanno molti altri con Dropbox, ma l'Asus ce l'ha interna la possibilità. E vabbè, il risparmio energia abbiamo già parlato, quindi insomma un pacchetto software che ci viene fornito davvero importante. Per quanto riguarda le email, ecco, mi è appena arrivata uno, quindi direi di aprirla subito e vedere un po' come funzionano. Facciamo mostre immagini. Ecco, diciamo che l'email soffre anche in questo caso della possibilità del particolarità che non viene letta tutta quanta, cioè non c'è la possibilità di fare il pinch out, ma solo il pinch in. Però il problema viene praticamente aggirato dal fatto che, siccome lo schema è di 7 pollici, non devo stare ogni volta a fare così, ma praticamente la mail è quasi tutta quanta visibile. E niente, questa è la possibilità che si hanno quindi con le mail. Possiamo in questo caso andare a vedere anche la tastiera, ma non lo vediamo dall'email, ma lo vediamo dai messaggi, visto che con questo telefono è possibile anche messaggiare. L'email di messaggio, comunque la tastiera è ottima, devo dire che non ho particolari problemi. Ecco, ho sbagliato subito. Ecco, questa è una cosa magari, ecco, che volevo dire. Il tasto di spazio secondo me è troppo piccolo, cioè l'avrei fatto un po' più lungo, perché a parte che si possono utilizzare tastiere alternative, ma dall'altro se l'ho fatto un po' più lungo perché mi serve un po' piccolino. Spesso mi capita di andare a digitare inavvertitamente i tasti che sono a fianco. Comunque, per il resto direi che la tastiera funziona benissimo. Funziona bene, però ripeto ancora una volta, non mi sembra comodissima alcune scelte di tasti. Per esempio, questo tasto a capo mi sembra un po' troppo grande e mi fa sfalsare la piccola L, quindi io che sono abituato in genere a utilizzare tastiere che sono tutte quante allineate, mi dà qualche problema. Comunque, basta un minimo di pratica. Penso quindi di aver detto tutto riguardo questo tablet. Mancano solo le considerazioni finali e la mia considerazione sulla batteria e sul 3G. Allora, per quanto riguarda le chiamate, quanto riguarda la connessione e quindi l'utilizzo non del wifi come in questo caso, ma della connessione interna della SIM, sinceramente va benissimo. Non ho avuto mai nessun problema, si collega rapidamente, funziona bene e secondo me per questo prezzo è davvero ottimo avere questa possibilità. Per quanto riguarda la batteria, devo dire che anche la batteria è davvero di una buona autonomia. Ora noi siamo al 57%, però è da dire che comunque non lo carico da ieri sera, l'ho messo a caricare ieri pomeriggio e quindi ha retto abbastanza bene. Però questa mattina non l'ho usato, l'ho utilizzato intensamente solo ieri sera. Comunque, in genere la batteria ci permette di utilizzare il tablet per svariate ore. Direi che con un uso medio intenso, anche 6-7 ore si dovrebbero coprire tranquillamente. Magari per un uso ancora più intenso, no. E per un uso invece medio-basso, anche più di una giornata potrebbe essere coperta. In standby, sinceramente, mi ha consumato pochissimo. Un giorno in standby, circa un 5-10% di batteria, il che è ottimo. Significa che c'è un'ottima ottimizzazione. Scusate il gioco di parole del dispositivo. Quindi un plauso ad Asus, secondo me un ottimo prodotto ad un prezzo davvero eccezionale e davvero ottima anche la possibilità, chiudo con questa cosa, di attaccare anche le chiavette. Infatti, con il nuovo aggiornamento che vi consiglio di fare, Asus ha permesso di anche attaccare chiavette o altri dispositivi USB e quindi davvero
Asus ha reso questo prodotto, direi, il più completo possibile. Come vedete, io ho attaccato la chiavetta e il dispositivo mi dice preparazione dell'archiviazione interna. E poi basta cliccare praticamente su questa cartella qui per andare a vedere o la micro SD che già era già messa dentro oppure l'USB. Quindi ancora una volta i complimenti ad Asus, secondo me un prodotto davvero di ottima fattura, leggero, compatto, senza scricchiolii, ottimo schermo, ottimo corpo in alluminio e un single core che sinceramente non si nota, sarà migliore quello della Intel, non so, ma davvero un ottimo prodotto. E i miei complimenti ancora di nuovo ad Asus, si trova a 229 € nei maggiori negozi e chi vuole ve ne consiglio altamente l'acquisto. Ciao a tutti, ci vediamo ancora su provacellulari.it per le altre recensioni. Grazie.